Pizzeria e 420 contro Pavassina, campo Family Club, seconda giornata di ritorno Serie B Champions Cup Open Elite. Sembra la classica Davide contro Golia. Non sarà così, nonostante la vice capolista parta bene. Il vantaggio realizzato da Zucca con un perfido destro, poi il gol qui, come vediamo, divorato da Contu, ancora squadra ospite scatenata, prima colpisce la traversa, poi c'è il raddoppio di Zucca che purtroppo non siamo in grado di mostrarvi. La formazione di casa si fa vedere soltanto nel finale di primo tempo, con una conclusione dalla distanza operata da Melis e che non passa distante dal palo sinistro. Con le immagini realizzate nel campo Selargino andiamo a vedere quello che succede nel corso del secondo tempo. Un secondo tempo che si apre con una formazione rosso-blu decisamente pimpante e che trova subito il gol. A realizzarlo direttamente su Piazzato è Mauro Usala. La risposta della formazione ospite non c'è, e anzi quest'ultima rischia il gol 2-2 sul mancino di Milia dal limite. 2-2 ritardato soltanto di pochi minuti, e a trovarlo con merito tra l'altro è Meloni con un preciso e potente destro da centro area di rigore. Sembra fatta per il primo punto della pizzeria i 420, ma nel finale il Pavassina getta il cuore oltre l'ostacolo e trova il gol di Secchi, il gol da tre punti, il gol che conserva le speranze scudetto.